L'amor che me vien chiere, avagora... Allora, buongiorno, benvenuti in archivio, grazie per essere venuti così numerosi. E naturalmente ringrazio, come al solito, l'Associazione Italia Medievale e Archeion che hanno consentito questa serie di eventi che è già la seconda edizione. E ringrazio in particolar modo il professor Vaglienti, che è già recidivo, diciamo, perché già l'anno scorso aveva presentato un altro documento. I documenti di oggi sono molto importanti, ma di questo vi parlerà il professor Vaglienti più tardi. Quello che volevo solo aggiungere è che questi documenti offrono testimonianze che sono non solo storiche, paleografiche o interessanti per le attività umanistiche, ma hanno anche una valenza scientifica. Noi l'anno scorso abbiamo portato a termine un esperimento in collaborazione con il Politecnico di Milano e con una ditta israeliana specializzata nel settore, che è riuscito, questo esperimento è riuscito a estrarre, tra virgolette, dalla carta dei registri, in questo caso però successivi a quelli di cui parliamo oggi, cioè i registri del 600 e relativi alla peste manzoniana, sono riusciti a estrarre delle proteine riconducibili a dei microrganismi, in particolare alla Yersinia pestis, cioè il microrganismo che causa la peste, e all'antrace, che sono stati trovati contemporaneamente nel periodo della peste manzoniana, oltre a proteine di sostanze vegetali, quali mais o patate o altre sostanze vegetali, che testimoniano anche qui un aspetto, anche qui storicamente si riesce a capire quale fosse l'alimentazione dell'epoca. Però io, nel ringraziare tutti quanti voi, in particolare i più giovani, che diciamo ci abbassano notevolmente la media e che speriamo che continueranno a venire anche per il futuro, passo direttamente la parola a Maurizio Caridi, Italia Medievale. Grazie ancora. Ma io dico proprio solo grazie a tutti voi che siete intervenuti oggi a questo secondo incontro di Medioevo in Archivio, edizio seconda 2019, e perché credo che ormai ci conosciate già tutti e non sto a ripetere sempre le stesse cose, ma vorrei che a questo punto due parole ce le dicesse Andrea Terreni di Archeion, che l'altra volta non era potuto essere presente. Buongiorno a tutti, è davvero una gioia poter partecipare a questa seconda edizione di appunto Medioevo in Archivio, questo felice incontro tra appunto la direzione dell'Archivio di Stato, l'Associazione Italia Medievale e Archeion, che è l'Associazione degli Amici dell'Archivio di Stato, che da quasi 20 anni insomma siamo attivi presso appunto l'Archivio di Stato di Milano, come nel tentativo di dare un certo supporto e un aiuto per quanto si può per le iniziative culturali e divulgative dell'Archivio di Stato. E dicevo, proprio, è stata proprio una felice occasione questa di poter avviare la collaborazione anche con l'Associazione Italia Medievale, e trovandoci appunto come denominatore comune su il tentativo di fare focus su alcuni significativi documenti, dei pezzi particolarmente interessanti conservati appunto qua in Archivio di Stato e attinenti cronologicamente all'epoca medievale. Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti in quello che sarà un excursus, spero piacevole per tutti, anche se le parole introduttive del direttore dell'archivio mi confermano che sin dalla giovane età non ero paranoico, ma avevo perfettamente ragione ad essere terrorizzato a prendere la peste consultando gli archivi di Stato, e la cultura è pericolosissima, non solo dal punto di vista intellettuale, perché apre le menti, ma anche perché effettivamente bisogna fare attenzione quando si ha l'influenza a controllare di non avere bubboni particolari all'indine della cella.
come facevo quando avevo 20 anni e tutti mi prendevano in giro, però un fondamento di verità c'era. Bene, premesso questo, oggi abbiamo l'occasione, che in realtà dal punto di vista scientifico è ben presente nella storiografia milanese e accademica ormai da circa una decina d'anni, del valore di una fonte che è assolutamente straordinaria, non solo dal punto di vista materiale, quindi di quello che racconta della vita di chi ha prodotto questa fonte stessa, ma perché rappresenta uno dei grandi momenti in cui l'intelletto umano riesce a immaginare un sistema perfettamente compiuto che supera il presente dell'epoca e si proietta in modo incisivo e straordinario per quello che è la determinazione delle sorti di popoli nel futuro, ed è prezioso in quel futuro perché riesce a far riscoprire un passato che altrimenti sarebbe perduto. Questo è in sintesi il valore delle fonti che oggi noi analizzeremo e che un cancelliere tanti secoli fa, con la dolcezza e la cultura che all'epoca toccavano le persone e il governo, ha chiamato poeticamente Liber Mortuorum, registro dei morti, e che tutto è fuorché una registrazione di persone morte, perché l'amore per l'essere umano, il rispetto della dignità degli esseri umani, piccoli, grandi, appena nati, nati da pochi minuti oppure ultracentenari, traspare da ogni singola registrazione di questo registro, con una delicatezza che solo la grande cultura e la grande sensibilità espressi in un'epoca straordinaria che noi ancora riconosciamo come straordinaria e come altro da noi, che si chiama umanesimo, ha saputo rendere. E oggi lo vedremo, e lo vedremo su un caso particolare che però è epifenomeno di un modo di comportarsi. Veniamo a questi registri. L'archivio di Stato, che è la più grande astronave del tempo che noi possediamo a Milano, accessibile e aperta a tutti, e i cui supporti sono semplicemente la vista, per proiettarci in mondi incredibili, conserva ben 287 registri cartacei, denominati, come vi ho accennato, Mortuorum Liber, che coprono un arco temporale compreso tra il 1452 e il 1801, per un complesso di oltre 1,5 milioni di casi di decesso. Qui abbiamo, e lo vedete riprodotto sotto, in sintesi, la straordinarietà di questa fonte. Ovvio, qui siamo nel 1501, però, come vi ho detto, le prime registrazioni esattamente con questa impostazione, questo casellario, iniziano nel 1450. Francesco Sforza entra in una Milano piegata da tre mesi di durissimo assedio. La popolazione di Milano vagava nel circondario delle mura in cerca di cibo, donne e bambini, perché Francesco Sforza non alza un'arma, però blocca tutte le vie di accesso del cibo a Milano e blocca i fiumi. Dopo 3 mesi si mangia di tutto. Dopo 3 mesi la popolazione rischia l'impiccagione, perché questi sono gli ordini di Francesco Sforza, pur di uscire e cercare erba da mangiare nella zona neutra di confine tra l'esercito di Francesco Sforza e la città. Quindi Francesco Sforza non è la figura bonaria che noi vediamo, è un condottiero. Milano capitola e lui si fa precedere da centinaia di soldati carichi di pane.
la conquista per fame, ma è una città piegata ed è una città ammalata perché viene da 4 anni di trascorsi guerreschi, da una guerra infinita che Filippo Maria conduce con Venezia e poi da 3 anni di comunitas ambrosiana, quindi di governi provvisori e un mucchio di problemi interni. Francesco Sforza non è buono, è intelligente. Francesco Sforza non è caritativo, lei è un eccellente politico, è volpe e leone. E allora dice: io ho una città piegata in ginocchio con una popolazione di cui non conosco il numero, di cui non conosco di che cosa muove, che devo ricostruire. Come lo ricostruisco? Beh, fosse stato in una qualunque altra città dell'epoca, era semplicemente incominciare a dire: tutti coloro che tessono la seta, per esempio, hanno uno sgravio fiscale del incentivo all'immigrazione. Perché pensate un po' una cosa: una volta le persone si cercavano, perché le persone si sapeva che erano la vera ricchezza di un qualunque posto, e il posto fisico per accogliere lo si creava. Così le città diventavano metropoli e gli stati diventavano importanti, accogliendo risorse intellettuali e fisiche che rendono forte una nazione. Erano folli, vero? E Francesco Sforza non fa una campagna a pioggia, metto dei soldi in giro e poi qualcosa succederà. Francesco Sforza vuole fare 2 cose. Sanificare chi è rimasto e chiamare le persone che sono necessarie a Milano. È la prima volta che un potere politico, da quando, diciamo così, la Chiesa si struttura e rappresenta, raccoglie le intelligenze, il meglio dell'elite intellettuale europeo e orientale, perché questa è la Chiesa, un potere politico va oltre. E immagino un sistema in cui, attraverso un'attenta registrazione di nome, cognome, pensate che questa è un'epoca in cui i cognomi si andavano formando, quindi questo sistema di registro dei morti è talmente avanti che anticipa l'esigenza di un cognome e comporta la necessità di esprimere un cognome. Quindi velocizza un sistema di riconoscimento individuale, di dignità individuale e di, diciamo così, amministrazione dello Stato, perché obbliga chiunque sottosieda questo criterio a darsi un cognome. Non ha, se non è altro, è di provenienza, da Vigevano, da Milano, da Ferrara, da quello che vuoi. Okay? Però obbliga questo un cognome. Il patronimico. Certo, o il matronimico, oppure figlio o figlia dell'ospedale, perché di qualcheduno sei figlio, non figlio di nessuno. Io vengo, perché sono molto vecchio, da una scuola in cui c'era un mio compagno di banco che era NN, figlio di nessuno. Ma come si può permettere una società di chiamare un bambino figlio di nessuno? Nessuno è figlio di nessuno. Questo il Medioevo non lo aveva. Vedete quanto torniamo indietro andando avanti? Quindi bisogna sempre fare molta attenzione a non fare atti di presunzione. Bene. L'età. Perché l'età? Qui interviene la visione politica grandiosa. L'età mi dice, l'età, census, istat, l'età media della popolazione, l'età relativa, l'età assoluta e l'incidenza della mortalità in determinate fasce di età. Li adoro,
Parli figlio Angela. L'uomo del Medioevo, l'uomo del Medioevo non esiste neanche il Medioevo. Medioevo è un concetto di periodizzazione che diamo noi a posteriori. Loro usciva dal mattino e non dicevano sono un uomo medievale. Oh, come sono medievale! No, come noi non andiamo in giro a dire che siamo... meglio lasciare, per sperare che non ci mettano mai un'etichetta, perché qualunque sia è una roba da sprofondare. L'età media, diciamo, delle popolazioni antiche era di 20 anni, e ovviamente, ma lo faccio anch'io, guardate, c'è il cervello, vedi, e tu dici, scusatemi, a 19 anni non incominciava a fare gli scongiuri, dice, vedrò mai 21 anni, questo vedi, perché l'età media, non ti dicono mai che in realtà questa età media ovviamente è media, quindi purtroppo c'era il 25-30% della popolazione che moriva nei primi 2 anni di vita, ma c'erano anche dei centenari, questo i registri dei morti lo registra. Dice, 50 anni, è ovvio che loro arrotondavano laddove, come dire, non c'era testimonianza certa della data di nascita. Dove c'era, ti dicono 43 anni. Dove c'era, ti dicono 2 ore. Sono persone che praticano la medicina pratica. Infatti vengono detti fisici, physician, non medici. Non sono su una cattedra come me oggi, a tirarmela, ma sono in mezzo alla gente e fanno una cosa, visitano, vanno ire ad visum, ossia palpano, osservano, odorano, assaporano là dove è necessario assaporare e là dove è necessario aprire, aprono e guardano cosa c'è dentro. Prima di Leonardo, prima di Vesalio, e in base a quello che vedono danno perizia asseverata, perché la depositano in un tribunale, non stiamo scherzando, non è fatta per ridere, è una perizia asseverata che viene depositata in un ufficio che è un tribunale, in cui si dice che il tizio è morto di questo. E perché? Perché se il tizio è morto di tubercolosi o di peste o di tifo o di colera, è obbligo dell'ufficiale sanitario laico immediatamente darne notizia all'ufficio, al tribunale di sanità, il quale immediatamente mette in piedi una serie di precauzioni di isolamento per la salvaguardia e la tutela della popolazione tutta. Non si scherza. Chi in questi passaggi manca tradisce non solo la sua professione, ma tradisce la fiducia che tutta la popolazione riversa in quella figura e viene scrutinato. A volte viene letteralmente spellato, perché le pene erano abbastanza trucide nel Medioevo. Questo è il sistema. Quindi una registrazione puntuale della casistica di morte, fatta da personale altamente specializzato, con perizie che vengono scritte e dettagliate, perché servono da casistica medica, da individuazione del paziente zero, come oggi si definisce, diano l'esatta indicazione delle fasce di età da tutelare più di altre, delle zone della città più insalubri in modo stabile o temporaneo, delle categorie professionali da, come dire, attirare oppure di cui non ce n'era bisogno, e delle pratiche, delle prassi igienico-sanitarie da mettere in atto per evitare
il diffondersi di malattie e di disagio sociale. Molto semplicemente, o voi mostrate la carta del seppelliato, si può seppellire, o se no vi tenete il carro estinto fino a quando non esplode. Vedete un po'. Ora, dato che non era prevista l'incinerazione o la cromatura, come dicono adesso, o altre forme con acido erano un po' complicate da ottenere, uno era obbligato a denunciarla. In più c'era il sistema delle parrocchie e dell'anziano della parrocchia che era responsabile civile, cioè un altro di quelli che prendevano la pelle e si faceva il furbo, che eletto da tutti i cittadini della relativa parrocchia aveva l'obbligo e il compito di andare a vedere nelle locande chi arrivava, chi partiva e nelle case si era morto qualche uno, quindi sistema estremamente capito. Nome e cognome, condizione socioprofessionale. Se eri donna non sposata, avevi diritto al tuo cognome senza bisogno di patronimico, e se eri figlio di una donna non sposata, ti veniva dato il matronimico. Senza nessun commento. Non è figlio di donna single, libera. È figlio di Maria da Como. Punto. Ok? L'età, la causa di morte e le cose. Ora voi immaginate che straordinaria fonte è, permette di avere la mappatura di una città viva che non registra solo chi è residente in città, ma chi muore in città, che non registra solo chi è battezzato, ma registra chiunque a prescindere dalla fede religiosa o meno che esprime, che registra sia gli stranieri che i forestieri, gli stranieri altre nazioni, i forestieri altre città, che registra maschi e femmine, che registra neonati, addirittura prenati e centenari, con estrema puntualità. E questo ci fornisce una serie di dati che oggi cominciamo finalmente a trovare un'equipe che è in grado di studiare, perché non è possibile farlo senza l'aiuto dei fisici collegiati e della demografia clinica che esiste ed è una disciplina molto ben attivata, in modo da creare e mettere a disposizione della scienza oggi dei dati che sono estremamente interessanti anche sull'andamento delle grandi epidemie. Intanto è innovativo perché siamo 100 anni prima dei Bills of Death dell'Inghilterra, che impara da noi, copia, e li copia pure male perché non hanno tutti i dati che abbiamo noi. Ma fra l'altro ci consente di vedere come la storia non sia una linea in progresso, ma in realtà molto spesso si torna indietro, e ci consente di vedere l'intreccio di cause, perché è semplice dire è la peste, in realtà non è solo la peste. Ora, tutto questo va a finire in una cosa stranissima. Arriviamo alla morte nel 1494 di Gian Galeazzo Visconti, Sforza Visconti, e sembra di tornare indietro di 1000 anni. È la classica dicitura epigrafica. Lo leggiamo di Elune, che poi questa cosa già però è interessante. Noi tutti abbiamo delle date storiche in mente, però non sappiamo il giorno della settimana, che stranamente, non so a voi, ma lo banalizza in un modo terribile. Dice, in che giorno è stato incoronato Carlo Magno? Di martedì.
ma neanche di domenica, no, è un martedì qualunque. Ecco, c'è la Leone, Papa Leone, passava di lì, ma te vieni su che ti incomuno, una roba, vabbè. Di lune 20 vigesimo octobris, in castro civitatis papie, come? Ma non sono i registri dei morti di Milano, perché a Pavia? Che ci fa il duca di Milano a Pavia? Illustrissimo Dominus Dominus Johannes Galeaz Maria Sforza Vicecomas, Dux Mediolari, Recedit, Juvenis, et Reliquit, Unum Filium Masculum, Videlicet, Ora Nona Noctis. Schemi tutti saltati. Un personaggio che non muore a Milano, non si sa che età. Non si sa di chi è figlio, non si sa di cosa è morto, manca cosa. E poi, perché mi dici delle cose strane? È pieno di cose strane. Va bene, i titoli, no, i titoli li dicono lunga. Se io adesso dico Fedez, tutti sanno chi è Fedez. Devo andare a vedere, purtroppo ogni tanto lo incoccio, se lo incoccio in macchina non so quanto lo incoccio, incoccio fisicamente anche. Vediamo se effettivamente le assicurazioni pagano 20 milioni di euro. Non so, comunque, basta il nome. Ok, quindi ritorniamo veramente indietro. Nerone, Nerone, Giulio Cesare, Giulio Cesare. Pavia, perché beh, Pavia è conte di Pavia. Tutti i primogeniti dei duchi di Milano, a partire dai figli di Gian Galeazzo Visconti, quindi a partire da Giovanni Maria Visconti, sono conti di Pavia, come principe di Galles, ecco, il titolo del primogenito destinato. Il fatto che muoia Pavia coinvolge tutta Milano, Milano è la sede comunque amministrativa, è la capitale amministrativa e burocratica, è ovvio che lo registra a Milano. Ma cosa ci fa Pavia? Perché attenzione, i cancellieri del Tribunale di Sanità sapevano benissimo che questi erano registri destinati alla consultazione. Non alla consultazione pubblica, ma alla consultazione. E vogliono lasciare una testimonianza. Muore a Pavia e tu ti chiedi, ma cosa ci fa Pavia? È duca di Milano? Anzi, nei capitoli di dedizione ai duchi Sforza si pretende che i duchi di Milano stiano a Milano un minimo di tot tempo, proprio perché non se ne vadano in giro. E invece muore a Pavia. E allora vai a vedere la storia. E scopri che un certo zio, di nome Ludovico il Nuovo, ama tanto il nipote da sollevarlo da tutti gli odi che un governo pesante di uno Stato così grande e complicato dal punto di vista della gestione politica europea come il Ducato di Milano, ha deciso di concedere una vacanza dorata perenne nella bella reggia di Pavia, che suo padre amava così tanto, dove lui si può svagare in cacce, giochi e amorosi tenzoni. Il 22 ottobre, la frase che ci conferma che i sospetti sono corretti. Perché non è in quella sede che andava registrata una cosa del genere in quel modo, come se fosse una registrazione di decesso, segna il giorno di mercoledì 22 ottobre l'illustrissimo signore e signor Ludovico Maria Sforza Visconti è stato creato. Il
tempo è galantuomo. E se è vero che l'arroganza del Momo, la sua ambizione, il suo voler cancellare traccia di questo duca infelice, che era anche suo nipote, per un certo periodo sembra andare a buon fine, in realtà tutte le sue manovre non fanno altro che chiamare prepotentemente in Italia le forze che lui stesso aveva nutrito, con fra l'altro danni veramente enormi anche per la Francia, anche per l'impero, cioè si parla di queste guerre franco-spagnole che saranno fatte in Italia, quindi ci peseranno mostruosamente, ma consumeranno l'Europa e sono il prodromo delle grandi guerre moderne per un riassestamento dell'Europa che sicuramente ci sarebbe stato, ma che, come dire, il buon Ludovico, da mio per qual era, come tutte le persone che badano solo alla propria ambizione, diciamo velocizza. Ludovico apre soprattutto le porte a quel Luigi XII, pronipote di Valentina Visconti, che cala in Italia, lo fa prigioniero e se lo porta a Loche, prima in un altro castello dove viveva anche relativamente bene, poi tenta di scappare per i soliti 100 giorni, perché poi parte, vabbè. E dopodiché allora il re di Francia lo mette a Loche, dove effettivamente la prigionia è molto dura, e muore però da penitente nel 1508. Quello che forse è l'epigrafe migliore per segnalare cosa non fece Ludovico IX, ce l'ha, devo dire, chapeau, Leonardo da Vinci, che da buon toscano stigmatizza in poche parole la sua figura. Il duca perso lo Stato et la Roma e la libertà, e nessuna opera si finì per lui. Un ejemplo.